Buongiorno ragazzi, dal vostro Albe, sono arrivato qui in studio di corsa, ancora non mi sono tolto neanche il giubbotto. La redazione mi ha inviato il vestiario della radio con tanto di logo. Not bad. Apriamolo insieme, vediamo che cosa c'è. Vediamo. Cosa c'è? Oh, abbiamo un cappellino con logo della rana, della... vediamo come si vede qua. Nope. Non c'ho l'autofocus, quindi questa qua è non succede mai un rana. E abbiamo il logo del podcast anche sulla felpa, che adesso mi andrò a mettere. Vi faccio vedere. E anche qua la nostra felpa col logo di non succede mai un... per acquistare queste cose, quindi magliette, felpe, cappellini e quant'altro, troverete il link in descrizione. Se volete acquistare merchandising di non succede mai un c***o, sappiate che è già tutto pronto. Se volete acquistare, veramente il materiale, ho constatato, è fatto veramente bene. Perfect. Visto che ci avete trovato, oltre al merchandising, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale di YouTube, lasciare un like nel video se vi piace e un commento. Smiles. Adesso vado a cambiarmi, quindi nel frattempo regia sigla. Litcomp Radio o Radio Complotto. Buongiorno signore e signori, benvenuti alla rubrica dal titolo Non succede mai un c***o. Ed eccoci qua ragazzi, felpa messa, ok? Cappellino, quindi vediamo se riusciamo a far stare tutto in camera e fare la trasmissione con... il logo della rana in bella vista. Sono veramente contento e molto fiero che ci siano questi prodotti nostri. Un ringraziamento alla redazione. Come the daddy. Possiamo cominciare? No, God! Il cappellino è... voi come lo vedete? Rosso? Rosa? Rosso. Boo. C'è stata questa diatriba nella mia mente perché non riuscivo a comprendere se fosse rosso o magenta. Probabilmente è il mio cervello che sta iniziando a funzionare male. Quindi abbiamo tantissime notizie. Ringrazio inoltre la regia per questo bellissimo sfondo, dove ci abbiamo il presidente Putin russo. Presidente russo Putin. Ricordo ai giornalisti americani che non è il presidente dell'Ucraina, ma è il presidente russo Putin. E il nostro giornalista Tucker Carlson, unica voce barlume di speranza e lampadina in questa oscurità dal periodo della in poi, della fantamia. Va bene, partiamo a bomba con le notizie. Oh signore mio Dio, tutto di corsa oggi, porca miseria. Allora, che cosa sta succedendo? Abbiamo. Ecco. La regia inizierà a prendermi in giro per queste cose. No. Abbiamo l'Irlanda. Abbiamo. Abbiamo l'Irlanda. Cosa succede in Irlanda? In Irlanda le persone in strada a Dublino contro l'immigrazione di massa. Quindi si sta iniziando a muovere qualcosa? Più di qualcosa. Yes! Ma andiamo avanti. Notizie. Come abbiamo fatto vedere sullo sfondo c'è il nostro Tucker Carlson. Quindi il nostro Tucker Carlson. Quindi si vede questa... A few moments later. Questo furgone in Russia, Tucker Carlson ha lasciato il palazzo presidenziale di Mosca circa un'ora dopo il suo arrivo ed è tornato al suo albergo. Non credo che sia proprio questo il motivo. Leggo questa didascalia, sta girando per Mosca. Si vede che abbiamo visto che era stato a teatro, quindi probabilmente queste immagini sono inerenti a quello. Come on, man. Andiamo avanti con un'altra immagine. No, non Carlo. Oh! Cina. In America gli illegali di nazionalità cinese sono l'etnia, quindi ingressi illegali negli Stati Uniti, no, dal confine messicano.
Gli illegali di nazionalità cinese sono l'etnia a maggior crescita nell'ingresso negli States attraverso il confine sud. Chiaramente, come tutti gli altri, non stanno scappando da nessuna guerra. Come fanno ad attraversare due continenti ed un oceano prima di entrare in Messico? Chi li organizza? Chi paga? Altro video, abbiamo Tucker Carlson, quindi sempre la macchina di Tucker Carlson. Quindi abbiamo trovato più notizie, no? E poi dopo in serata abbiamo pubblicato ieri il video anche di quello che dice Tucker Carlson, che intervisterà il presidente Putin. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and has depopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes, they are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well, they can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed, and they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they have done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the US enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in, and we have the right to tell them about it because we are Americans too. Freedom of speech is our birthright. We were born with the right to say what we believe. That right cannot be taken away, no matter who is in the White House. But they're trying anyway. Almost 3 years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, we're pretty certain they did exactly the same thing once again. But this time, we came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States, and we want it to remain prosperous and free. We paid for this trip ourselves. We took no money from any government or group, nor are we charging people to see the interview. It is not behind a paywall. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited, on our website, tuckercarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview once we post it on his platform, X, and we're grateful for that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. They are afraid of information they can't control. But you have no reason to be afraid of it. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview, but we are urging you to watch it. You should know as much as you can. And then,
like a free citizen and not a slave, you can decide for yourself. Thanks. Tucker Carlson sta arrivando da Putin per l'intervista. Sarebbe interessante se Tucker tirasse in ballo biolabs gestiti da USA e NATO in Ucraina. Questo è l'auspicio che si fa chi scrive il post. Comunque, quante centinaia di milioni di persone vedranno l'intervista? Vi immaginate quanta gente aprirà gli occhi sulla situazione attuale? Preparate i popcorn, ragazzi. Ne vedremo delle belle. Ma andiamo avanti, il prossimo abbiamo il nostro Re Carlo. Re Carlo, cosa ci dice il nostro Re Carlo? Troviamo un articolo di Re Carlo che è stato diagnosticato il cancro. Si potrebbe anche trasformare in Re Carlo è un cancro per il mondo intero. Andiamo avanti. Tucker Carlson avrebbe lasciato l'ufficio esecutivo presidenziale della Russia secondo Sputnik, ok? Il notiziario e quindi quelli di Sputnik, i giornalisti, sono scesi in piazza a chiedere ai russi quale fosse la loro opinione su Tucker. Ecco che cosa avevano da dire. На сегодняшний день, на мой взгляд, это самый смелый, самый отважный американский журналист, который смело высказывает своё видение, свою позицию. Tucker Carlson не часто мелькает в новостях. Он правду говорит. Поэтому у него, кстати, проблемы в США из-за этого. Он сейчас, насколько я понимаю, сюда приехал. Вот. И не знаю, пустят ли его обратно. Я очень уважаю за его смелость. Я очень уважаю за его нормальное человеческое мнение о том, что происходит на самом деле. За его разумность, за его логику, за его понимание, где добро, где зло. Вот. И что он не боится это все высказывать. Несмотря на то, что он живет в стране, которая заварила всю эту... Как это сказать? Фашистскую кашу. Меня поразила, скажем так, откровенность, которой он рассказывает о реальных проблемах, которые есть, ну, в данном случае, в Соединенных Штатах. Вот. Очень хорошая подача информации, с хорошим чувством юмора. Я слышал о том, что он вроде бы приехал в Россию. Ну, что ж, добро пожаловать. Я считаю, что держит марку порядочного журналиста. Честного, открытого. Цепляет тем, что он идет против... общей антироссийской пропаганды, которая в США проводится. И он высказывает свое мнение. Вот этим он цепляет. Ну и надо сказать, что очень положительно отношусь, потому что это объективный журналист, который реально показывает то, что происходит в мире, несмотря на то, что иногда его позиции не воспринимаются особенно демократами в США, особенно как бы сторонниками Байдена. Я очень рад, что вот он прибыл в Россию, вот он мне даже рассказали, что он уже посетил Большой театр. И я думаю, что он здесь много чего увидит и узнает, что в России многие к нему относятся очень большим уважением. И желаем ему здоровья, благополучия, и пусть он продолжает эту работу. И я даже буду рад, если вдруг у него состоится встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это было вообще великолепно. Andiamo avanti. Vediamo cos'altro c'è. Oh, torniamo a bomba sugli agricoltori. A Roma, cosa succede a Roma? Sventolano sui propri veicoli la bandiera italiana. I contadini all'Italia pongono la loro richiesta, ossia che l'agricoltura nostrana non venga distrutta e cancellata. Da giorni i trattori dalle campagne si sono spostati lungo le strade dell'intero paese. La protesta non ha un solo leader e una sola organizzazione, ma un'anime sta convergendo verso Roma. Questa mattina, intorno alle 7, un presidio autonomo, fermo da 7 giorni all'esterno del casello della Val di Chiana, è entrato in autostrada. Altri mezzi agricoli stanno percorrendo la via Cassia. L'arrivo per tutti è previsto verso le 17 nella capitale. Non hanno intenzione di bloccare il traffico gli agricoltori, ma di circondare la città, sostenuti anche dai camionisti, per una nuova lunga mobilitazione a Roma, mentre sul territorio si moltiplicano sit-in locali e regionali. Al centro della protesta le politiche agricole europee che stanno rovinando, così denunciano i contadini, il settore agricolo a favore di multinazionali, ma considerano uno spot anche il recente annuncio della Premier Giorgia Meloni di innalzare i fondi dal PNRR, perché con l'aumento del gasolio e dell'energia il comparto è al collasso e ha bisogno di segnali concreti, non più di chiacchiere e promesse. Presidio di agricoltori e trattori alla Nomentana in attesa della grande manifestazione e mobilitazione a Roma prevista giovedì. Quindi occhi aperti e orecchie belle, antenne belle alzate, ok? Che vedremo che cosa accadrà. You will own nothing. Come umano lei? Nel frattempo, che cosa fanno i nostri media di regime?
La CNN è furiosa, la CNN, per il fatto che il giornalista Tucker Carlson stia facendo giornalismo in Russia invece di diffondere propaganda come fa la CNN. How dare you? Quindi la CNN sta in c***a nera perché questa qua potrebbe essere una bella bomba ad orologeria che gli esploderà in faccia. Dalla regia mi fanno sapere che molto probabilmente l'intervista si potrà tenere domani o uscirà domani. Vediamo. Una volta che uscirà questa benedetta intervista, credo che molto probabilmente saremo i primi a pubblicarla con la traduzione grazie alla nostra regia. Good job. Cosa abbiamo qui? ANSA. In Italia sta succedendo un po' un mezzo delirio, no? Dovete calmarvi. Non si sta capendo più niente, questi qua. ANSA, docenti accoltellati da studenti, presidi schiaffeggiati da genitori. C'è di tutto nella casistica delle aggressioni al personale nella scuola. Quest'anno con l'episodio di Varese in cui una prof è stata ferita da uno studente. Sono già 27 i casi, ok? Quindi in Italia... Cosa sta succedendo? Adesso chiudo qua e vado su un tweet, passo velocemente un attimo al web perché mi voglio collegare a un tweet che mi ha fatto ridere. Cambia Casacca, che è un account molto bello e satirico di X, vi invito ad andare a leggere i suoi tweet, mi fanno morire dal ridere. Scrive: stupratori, gente che accoltella i professori, content creator che son mignotte. Ma non è che sti ragazzi dovremmo ricominciare a menagli e due schiaffi? Per la buona e giusta educazione e il rispetto verso gli altri? O si irritano gli psicologhi? Why does the doomer frown? Bella riflessione con una punta di satira e sarcasmo, ma effettivamente è un pensiero che credo abbiamo fatto in molti. Remember, memes matter. Togliamo il web e ritorniamo, piccola parentesi, del web. Andiamo avanti. Cosa ho trovato? Vediamo. No, questo... Avevo trovato un articolo del TG.com che è stato rimosso. Lo leggo qui perché ce l'ho, ma una volta che cerco di aprire la pagina, trattori von der Leyen, incentivi con sussidi per gli agricoltori. La protesta dei trattori bloccato l'ingresso dell'Eurocamera a Strasburgo. I just love good news. Danno la notizia, mettono le foto, io e il link, e poi dopo, ops, la pagina non c'è più. Ma andiamo avanti. Oh, Pissed Texan, mi fa morire perché mette un video di Biden. Abbiamo questo video di Biden dove il rincoglionito ha detto... Come on, man. Mi fa morire. Il rincoglionito ha detto di aver parlato con l'ex presidente francese Mitterrand. Peccato che Mitterrand sia morto nel 96. Ai 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 ai, non ce la possiamo fare. Vabbè, dai. Abbiamo. Passiamo alla notizia successiva. Biden ci fa molto ridere, ok? Anche fare dei commenti è come sparare sulla Croce Rossa, va? Cioè, fare delle battute e dei commenti su Biden è facilissimo. Come on, man! Get a life! Trovo sulla Cruna del Lago, la Germania, c'è un articolo che poi vi metteremo il link, vi leggo la sintesi di questa cosa. La Germania è entrata in recessione, il paese che aveva sfruttato una moneta costruita su misura per la sua economia, adesso si trova affossato dal suo stesso euro. Questo ci porterà ad una conclusione ovvia, il ciclo dell'euro è finito, ce lo auguriamo tutti noi italiani. Chiudiamo l'immagine, apriamo l'altro video, Strasburgo. 2000 years later. Niente agricoltori, niente cibo, niente futuro. L'eurodeputato olandese Rob Ross denuncia la guerra globalista agli agricoltori al Parlamento europeo. Wow. La classe dirigente vuole che i nostri agricoltori scompaiano. Miserabile che non sei altro. Abbasso il video e trovo questa cosa che mi ha interessato. Trovo qua all'estremo del complottismo, però sai, uno dice a pensar male, Andiamo avanti e vi faccio vedere. Trovo questa immagine. Si chiama Ursula Albrecht. Nasconde anche il suo nome, figuriamoci il resto.
Women. E ho trovato un articolo che vi faccio vedere dopo, dove molti sostengono che è nata ad Albrecht. Invece no, ho trovato un altro articolo che dice che si chiama così, ma è nata da un'altra parte. Dopo vi leggerò il trafiletto. Perfect. Anzi no, ve lo leggo subito, guardate. Il pesce puzza dalla testa. Ursula Gertrude Albrecht nasce a Ixelles, regione di Bruxelles, nel 58. Se voi andate a cercare, molti scrivono che lei è nata ad Albrecht e non si chiama Albrecht. Spunto di riflessione, andatevi a fare le vostre ricerche e cercheremo di, e commentate nel caso, cerchiamo di scoprire questa infame lurida che vuole rovinare la vita a tutti. Dove è nata e come si chiama veramente? Vediamo. Andiamo avanti. Questa qua era lei. Prossima notizia. Abbiamo un bel video. Abbiamo questo video direttamente il commissario dalla Francia. Un trattore spara direttamente dentro al commissariato di polizia, visto che le forze dell'ordine non sono dalla parte del popolo, è giusto che il popolo si ribelli, no? Andiamo avanti. Oh signore mio Dio, che ridere. Ma proprio li stanno riempiendo di ai ai. Ursula von der Leyen nella sua falsità continua a dire bugie, no? La balorda Ursula von der Leyen colpa la Russia e il cambiamento climatico per la rivolta degli agricoltori a livello europeo. Non c'entra un c***o questo, ok? Non l'agenda 2030 del nuovo ordine mondiale dichiarata dal WEF e dall'elite, no? La colpa è perché c'è il cambiamento climatico. Don't ask questions. Come buono lei? Fai schifo. Comunque andiamo avanti. Un altro video che mi ha fatto ridere molto. Qua metto il volume. Sono in questo momento Bologna protesta contro i 30 km all'ora. Io consiglierei di andare a suonare il clacson. Cioè c'è questa fila di auto a 30 all'ora che continuano. In questo momento Bologna protesta, la città di 30 all'ora. Oltre all'inquinamento che aumenta andando a 30 all'ora, no? Aumenta anche l'inquinamento acustico. Andate a suonare sotto i palazzi delle istituzioni. Yes! Oh signore, va bene. Comunque, bravi cittadini che non vi allineate a certe scelte scellerate che ci cercano di imporci i sinistri che abbiamo in casa, perché seguono i sinistri a livello mondiale. Good morning, bastards! Va bene, comunque andiamo avanti. Un'altra notizia di casa nostra. Vediamo che cosa trovo. Ok, qui abbiamo questo. Oh, solitario nella no. Ok, abbiamo il nostro Fleximan. Aggiornamenti. Approfittiamo per fare qualche aggiornamento sulle attività Fleximan in tutta Italia. In Brianza c'è Pintman che dipinge gli autovelox. A Treviso Trattorman che col suo trattore ha fatto filotto e ha battuto 5 cartelli del 30 all'ora. A Perugia arriva Ruspaman che con due colonnine letteralmente sradicate e divelte dal terreno, i giornalisti si chiedono come abbia fatto. A Palmi in Calabria c'è Fireman, lui gli autovelox gli dà direttamente fuoco e sembra anche che brucino bene. Noi naturalmente ci dissociamo da tutto questo, che sia chiaro, noi ci dissociamo. Andiamo avanti. Ok, penso che con i video e le immagini abbiamo finito. Passiamo al nostro web. Trovo una notizia sul Mail Online. Gli scienziati, questo perché noi siamo complottisti, però poi dopo tutto sommato quella
di Bill Gates ne parla di ste cose. Gli scienziati propongono di lanciare un ombrello delle dimensioni dell'Argentina a 9 milioni di miglia dalla Terra per bloccare il nostro pianeta dai raggi del Sole. E promettono che ridurrebbe il riscaldamento di 2,7 gradi in 2 anni. Cioè, questi stanno pensando a delle con tutti i problemi che ci stanno creando, perché noi in teoria problemi non ne dovremmo avere, dovremmo star bene in questa, in questo mondo, ma ci creano problemi con queste, tutte queste porcherie, no, della, dei globalisti di... E il loro pensiero è quello di fare un ombrellone grosso come l'Argentina da mettere nello spazio a seconda loro per bloccare i raggi solari. Idiots! Siete dei deficienti, questa è una scienza che non serve a un... Va bene, comunque andiamo avanti. Let's go! Il mail online ancora, guai per Nancy Pelosi o per il figlio di Nancy Pelosi, la signora Pelosi. Well, it's still time. Paul Pelosi Jr. schiva le accuse federali per la 7ª volta dopo essere stato collegato a uno schema di riciclaggio di denaro e frode postale che coinvolgeva una casa flop di San Francisco. Quindi frode postale, le elezioni, come hanno votato l'anno 3 anni e rotti fa. Good morning. Andiamo avanti. And Workness dice Biden... L'unico motivo per cui il confine non è sicuro è Donald Trump. Donald J. Trump is now president of the United States. Incontri illegali al confine. Sì, e pubblica ogni anno quante persone sono passate nei suoi 4 anni di presidenza. Il numero è, si attesta è partito da 400.000 illegali a 2.476.000. Vabbè, andiamo avanti. Oh, in Francia Radio Genova pubblica questo video dove ok, allora Ursula von der Leyen, taci e vattene, gridano i patrioti francesi. Sei d'accordo? Oh, hell yeah. Com'è che si fa? No? No. Va bene, andiamo avanti. Oh, Ansa, Trump non ha l'immunità, ora decide la Corte Suprema. Tutto, qualsiasi cosa, come aprivo qualche pagina di notiziario, la prima notizia era che Trump non aveva l'immunità, non ha più l'immunità. Assalto a Capitol Hill, Donald Trump non ha l'immunità, il Fatto Quotidiano, fanpage. Cosa significa che Donald Trump non ha l'immunità? Il Foglio, Trump non ha l'immunità presidenziale. Guardate come si allineano tutti, hanno tutti lo stesso titolo. Il Fuffa Post, Trump non ha l'immunità nei processi su Capitol Hill. Il TG.com, assalto a Capitol Hill, corte d'appello, Trump non ha l'immunità. RSI, radio televisione svizzera, assalto a Capitol Hill, Trump... Vabbè, qua andiamo. Il TG della setta, USA, Trump non ha l'immunità per l'assalto a Capitol Hill. Anza, vaffanculo. Ma andiamo avanti. Oggi la connessione. Allora, Roberto, Avventura, von der Leyen e gli agricoltori di tutta Europa stanno protestando per due motivi: la Russia e i cambiamenti climatici. mamma mia, ma quanti schiaffi! Bene ragazzi, eccoci qua. Mi avvicino per far vedere il cappellino. Sembro un ritardato che mi avvicino così. Guardate bene il cappellino. Guardate la felpa, ringrazio la redazione per questa felpa con questi bei occhioni della rana. Vi ricordo che alla fine della puntata troverete tutti i link in descrizione, la musica del benessere, i prodotti del benessere psicofisico, c'è il nostro Heil Natura. Oh! Quindi abbiamo per Heil Natura i prodotti, vi ricordo, con lo sconto del 15% se accedete dal nostro link, e chiunque voglia diventare partner di Heil Natura lo può diventare. Scriveteci su Telegram, perché Heil Natura è, ricordo, che è quell'azienda che ha venduto dei prodotti per il benessere fisico e mentale solo in Germania. Gli stiamo dando una mano a espandersi in Italia. Se volete dare una mano, potrete diventare anche voi partner. Perfect. E vi daremo tutte le informazioni su Telegram per poterlo fare. Inoltre vi ricordo, e guardo lì, che se YouTube ci dovesse bloccare, come già qualche volta ha fatto, però piano piano sta sbloccando un po' tutti i contenuti, potrete trovarci su Rumble, e i nostri shorts con questa faccia qua verranno caricati su YouTube, ma anche su TikTok. Vi ricordo inoltre che abbiamo il canale Telegram, dove vengono postate tutte le news in contemporanea a YouTube. C'è una chat per parlare civilmente su Telegram, forse. Che palle! Detto questo,
è tutto, un saluto, io sono contentissimo di avere il mio nuovo vestiario per fare le puntate, da Albe è tutto, quindi un abbraccio, un bacio e un saluto, ciao a tutti. Say hello to the camera. Hello, mother.